Una splendida avventura è quella in cui si impegneranno tre ragazzi italiani dalla prossima primavera, due maschi e una femmina, partendo da Trieste e arrivando a Santa Teresa di Gallura, percorrendo praticamente in lungo e largo tutto lo stivale della nostra penisola per 6.800 km, in quello che è stato già definito il sentiero d'Italia. Un sentiero che ovviamente cuce i tantissimi sentieri che il CAI mette a disposizione di tutti i camminatori. E pare ci impiegheranno circa 9 mesi, testimonieranno questa loro splendida camminata con immagini, con contatti attraverso il web e ovviamente attraverso i social. Potreste iniziare a parlarne con i vostri studenti, iniziare poi in primavera a seguire questo cammino e casomai, se effettivamente durerà così a lungo come promettono, anche riprenderlo l'anno prossimo. E farlo sostanzialmente per due motivi. Il primo è chiedere ai vostri studenti che rapporti hanno con il camminare, con il passeggiare, che non è qualcosa che solitamente si lega all'adolescenza, alla giovinezza e soprattutto all'adolescenza. Sono abbastanza pigri i nostri adolescenti, casomai fanno sport, però poi si spostano prevalentemente in scooter o in automobile. Il trekking, la camminata, la passeggiata, i sentieri CAI sono qualcosa che poi si recuperano dopo i 30 anni e talvolta anche molto più in là. E quindi cercare di capire il loro rapporto con questo che è un vero e proprio sport. Il secondo motivo è che il camminare è molto importante anche per poter osservare, per poter comprendere. Basti pensare soltanto che per migliaia di anni le guerre sono state fatte camminando, gli eserciti marciavano. Come sappiamo bene, per fortuna oggi le marce che i nostri studenti prevalentemente conoscono sono quelle per la pace. Ma del resto anche nelle famiglie, in tutte le nostre famiglie, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni ci raccontano, ci ricordano come nella prima e nella seconda guerra mondiale epiche camminate abbiano permesso di mettersi in salvo da situazioni particolarmente pericolose. Ma ovviamente per camminare ci porta anche alla botanica, ci porta anche alla geografia, ci porta davvero in tanti luoghi del sapere. Basti pensare che recentemente un docente di diritto ha svolto parte del suo corso con i propri allievi percorrendo la Via degli Dei che da Bologna porta a Firenze e attraverso questo esplicitando le nozioni di diritto ambientale che era la materia del suo insegnamento. Insomma, questo escamotage del Sentiero d'Italia può essere una fonte di tantissime riflessioni e come sempre poi vi invitiamo a venircela a raccontare su www.scuolachefarete.it.